Diretta quindi da Acireale, questa staffetta, dunque la staffetta è avvenuta, siamo andati a sostituire i colleghi Orazio Grasso, Carmelo Nozzisvalle e Simona Mazzone, quindi un nuovo tridente andrà a completare questa lunga maratona dedicata al carnevale. Da Chris Grasso quindi la buonasera, fra poco passeremo anche la linea in piazza ad Emanuela Volcan ed Ausilia Balsamo. Prima però presentiamo gli ospiti che sono già pronti in studio: il professor Alfio Mazzaglia, dirigente scolastico del Regina Elena di Acireale, e i consiglieri comunali Santo Primavera e l'avvocato Gaetano Cundari. Cominciamo con il professor Mazzaglia, che ha una particolare premura. Parliamo di quelle che è la presenza che c'è stata delle scuole all'interno del carnevale. Cominciamo da qui: solamente riservata alle scuole medie e alle scuole elementari con un concorso di scuole in maschera. La proposta è se per il prossimo anno ci fossero anche le scuole superiori, lei come la vede? Molto bene. In anni precedenti c'è stato un concorso sul carnevale aperto anche alle scuole secondarie, la nostra scuola ha partecipato e anche con buoni risultati. Io la vedo molto bene, spero che appunto nei prossimi anni anche le scuole secondarie siano chiamate a partecipare a concorsi sul carnevale di Acireale. Tra le altre cose, Regina Elena è una scuola presente, molto presente sul territorio, dato confermato da uno stage che è stato presentato il 28 febbraio scorso, che vedrà protagonista la vostra scuola insieme al comune di Acireale. Ce lo spiega in breve? Sì, certamente. E nella nostra scuola sono presenti tre licei: il liceo socio-psicopedagogico, il linguistico e le scienze sociali. Nel liceo delle scienze sociali è previsto in particolar modo lo stage formativo e noi l'abbiamo cominciato quest'anno per le quarte classi di questo liceo proprio con il comune di Acireale e precisamente con l'assessorato alle politiche giovanili. E si tratta non certamente di apprendistato, ma di qualcosa di molto più importante, e cioè dire, i nostri ragazzi devono imparare a comprendere come funziona l'amministrazione comunale, i settori dell'amministrazione comunale, addirittura possono anche dare consigli su come far funzionare meglio nel caso in cui si accorgessero che delle cose magari non vanno per il verso giusto. Quindi si tratta proprio di far prendere coscienza agli alunni della struttura, del funzionamento e della importanza dell'ente locale, e mi è sembrato giusto che si cominciasse proprio con quello di Acireale, cioè dire l'ambiente nel quale noi viviamo. L'Istituto Regina Elena possiamo definirlo come punto di riferimento per Acireale per l'apprendimento delle scienze sociali, senza però dimenticare quelle che sono tutte le altre discipline. Da voi anche un corso di computer che è anche ad ottimi livelli. Certamente, per quanto riguarda i corsi sui computer, in questo momento ne abbiamo 4 in corso. 2 sulla TIC, cioè dire la formazione dei docenti, difatti circa 50 docenti, non soltanto nella nostra scuola, si stanno formando per acquisire bene tutte le informazioni relative all'utilizzo dei computer didatticamente nella scuola. Inoltre abbiamo i corsi dell'AICA, cioè dire i corsi per conseguire la patente europea del computer. Anche in questo caso circa 100 persone in questo momento si stanno formando. In breve, dopo la lasciamo libera, una valutazione finale su questo carnevale che è giunto all'ultimo giorno. Dunque, io seguo il carnevale di Acireale dal 69, l'anno nel quale, oltre che di mia moglie, mi sono innamorato di questa bellissima città. Ritengo senz'altro che sia veramente il più bel carnevale di Sicilia e sicuramente uno dei più belli d'Italia. Sicuramente ci saranno anche margini di miglioramento, ma già così va molto bene. Io mi auguro che anche in futuro l'amministrazione comunale sappia valorizzare al massimo il carnevale di Acireale, perché è una delle attrattive più importanti sul piano turistico e sul piano anche culturale per quanto riguarda questa bellissima città. Ringraziamo il professor Alfio Mazzaglia, lo lasciamo ai suoi impegni e diamo la linea per un primo collegamento per questa tranche di diretta ad Ausilia Balsamo e Emanuela Volcan da Piazza Duomo da Acireale. Chris, ci vedi? Ci vedi? Chris? Chris, ci vedi? Vai. Eccoci qua! Ciao, ciao a tutti! Il carnevale più bello di Sicilia, Acireale in Piazza Duomo, la sfilata sta quasi per essere ultimata
però adesso vedremo tutti i carri, sia allegorico grotteschi che quelli infiorati in piazza, i gruppi mascherati, quindi ci sarà ancora tanto tanto da divertirci, ma stelletti non mancherà mai, che carini, tra un po' esco le unghie. Allora, Ausilia, andiamo a sentire qualcuno? Sì, sì, andiamo in giro a sentire la gente. Signora, si diverte? Tantissimo. Cosa sta facendo? Veramente me ne sto andando a casa. E come a casa? Signora, qua stasera si deve ballare. Devo andare a Catania, è lontano, perciò domani al lavoro. Cosa ne pensa di questo carnevale accese? È bellissimo, io vengo ogni anno, è particolare, per me è particolare. È bellissimo. Veramente. Tornerà il prossimo anno? Certamente. Buonasera, buonasera. Oh, la sua bimba dorme. Carnevale di Acireale, la serenità, hai visto? Allora non potete fermarvi a ballare. No, poco poco poco. I piccoli hanno priorità. Ci mancherebbe. Buonasera. Ragazzi, ciao, dove andate? Dove scappate? Da nessuna parte. Ma perché non andate in piazza a ballare? No, no, troppa confusione. Troppa confusione, detto da te che sei un ragazzino. Troppa confusione. Ma quanti anni c'hai? 14. Ah, da fare ancora. Vabbè, vai in piazza a ballare e divertiti. Ciao piccola, ciao, dillo ciao, si è spaventata, lei è il papà? Ciao. Lei è il papà? Il papà, sono sì. Da dove viene? Io di Acireale sono. Si sta divertendo? Sì, tanto. Le piace questa musica, il carnevale di Acireale? Sì, tutto. Mi dica un appellativo sul carnevale di Acireale. Una bella? Un appellativo, lancio un appello per il carnevale di Acireale. Io credo che deve migliorare Acireale. Penso che sta andando bene, penso. In questi giorni ci siamo divertiti tutti quanti, quindi. Il carro che più gli è piaciuto? Il carro, quello con Paperino, Topolino, che fa divertire tanto mio figlio. Poi. Perché sono importanti i bambini del resto. Signora, con questo martellone, ma cosa fa? Niente, mi sto divertendo. Non dà martellate, vero? Si diverte e basta. Li do. Anche, se me lo fanno gliele do. Ah certo, allora è una difesa personale. Sì, sì. Ma intanto Manu mi chiama, Manu, dimmi Manu. Niente, ho trovato una coppia davvero incredibile. Allora, ci spostiamo così facciamo vedere con il massimo splendore questi abiti. Allora, intanto è una coppia, un uomo e una donna, una splendida bionda. Grazie. Allora, questo travestimento da donna che va sempre. E con me? Come vuole sapere, mi sono vestito da prostituta. Ah, allora è una donna molto, molto particolare. Sì, molto particolare. Molto particolare. Allora, noi ci spostiamo, scusateci, c'è il carro che arriva. Allora. Ok. Allora, vi state divertendo? Sì, un poco, solo che gli scherzi sono un po' pesanti. Purtroppo il carnevale è un bel accogliente paese, però come scherzi un po' pesanducci. Pian piano dobbiamo cercare insieme con la buona volontà di migliorarlo. Da dove venite? Da Catania. Da Catania, quindi da vicinissimo. Sì, molto vicino. Però venite sempre qui da Acireale. Sì, certo. Allora, questo nostro amico o amica ha degli splendidi occhi chiari. E gli facciamo tanti complimenti e buon divertimento. Grazie anche a voi. Arrivederci. Guardalo lì. È anche prosperoso il nostro... Wow! Un bacio in diretta. Buon carnevale. Ciao. Allora, andiamo un po' in giro. Vediamo chi c'è. C'è un bimbo piccolo. Allora, ciao. Io sono a Mischette. Tu come ti chiami? Gabriele. Marmela, Gabriele. Ossia, da scusate. Che ora sei qui? Dal pomeriggio. Ausilia, vuoi salutare qualcuno? No. Non vuole salutare nessuno! Questo bimbo, lì alla regia. Sì, noi riprendiamo la linea dallo studio per un motivo ben preciso. Abbiamo già tanti ospiti presenti qui nei nostri studi, tanti sono già arrivati e ci dispiace di doverli fare aspettare, ce ne scusiamo per questo. Intanto è andato via il professore Alfio Mazzaglia ed è stato sostituito da un altro professore, il professor Mimmo Trimarchi. Noi iniziamo però a parlare anche con l'avvocato Gaetano Cunderi. Ci ritroviamo su questo salotto dove sabato avevamo parlato di fondazione. Facciamo il punto della situazione 3 giorni dopo?
Si è fatto qualche passo avanti, siamo alla vigilia del Consiglio Comunale che dovrà approvare lo statuto e l'atto costitutivo della fondazione. So che già in commissione si è trattato l'argomento con parere positivo, dopo di me tra gli ospiti vedo dietro la telecamera il professore Garozzo che è il presidente della prima commissione, che potrà essere più preciso di me essendo il presidente della commissione che ha trattato materialmente lo statuto della nuova fondazione. Credo che siamo proprio in vista del traguardo, quindi con grande ottimismo e con grande tempismo alla fine del carnevale credo che metteremo la pietra per il prossimo nuovo carnevale di Acireale, con una nuova identità, con una nuova personalità giuridica che dovrebbe dare, e nella speranza di tutti, un nuovo impulso a questa manifestazione. Lei è pieno di coriandoli, sia in testa che sul maglione, sintomo del fatto che ha vissuto questo carnevale. Il fatto che il carnevale si può vivere all'interno è una delle peculiarità del carnevale di Acireale. Si può esprimere un giudizio positivo anche quest'anno? Io confesso, sono un appassionato del carnevale, lo vivo in piazza, in mezzo alla gente, con i miei figli, e mi appassiona, così come mi appassionava da ragazzo, continuo ad appassionarmi da adulto. Magari faccio qualche scherzetto in meno, però ripeto, continuo a viverlo in piazza. Il carnevale ha una sua vita, vive di vita propria, quindi cercare di ingabbiare questa esplosione di energia che proviene dalla immensa moltitudine di persone che continuano a frequentarlo con entusiasmo e con voglia di con gioia e con voglia di divertirsi è sicuramente un fatto difficile da poter giudicare. Chiaramente dobbiamo, chi ha la responsabilità amministrativa di questa città e chi l'avrà in futuro, dovrà necessariamente verificare il modo di fare diventare questa manifestazione non tanto la festa per coloro che ci partecipano e che vengono da tutte le parti della Sicilia e delle regioni vicine, ma deve essere il momento trainante per la vicenda e i fatti culturali della città e per i fatti turistici che interessano l'economia della nostra città. Santo Primavera, abbiamo parlato della fondazione, abbiamo parlato comunque di un giudizio positivo per questo carnevale, ma certamente si può fare di più. Secondo te come? Fondazione a parte. Guarda Chris, anche l'anno scorso, guarda caso, è capitata la stessa domanda. La stessa domanda e anche l'anno scorso, devo dire in più occasioni, ho ribadito che il carnevale va rilanciato dal punto di vista pubblicitario, dal punto di vista del marketing. Diceva bene l'avvocato Cundari, non si può contenere questa folla che scende in piazza, questa folla che vive il carnevale. Come sempre, forse ci siamo un po' affidati a questa naturalità del carnevale. Purtroppo, alcune città vicine si sono attrezzate bene, si stanno attrezzando bene, penso a Mister Bianco, penso ad Adrano, penso a Paternò. Hanno scommesso, a differenza del carnevale di Acireale degli ultimi anni, sul marketing, sulla pubblicità, sulla caratteristica, sulla peculiarità. Adrano ha fatto il gemellaggio con Rio de Janeiro. Mister Bianco vuole essere la capitale dei costumi siciliani, facendo un po' concorrenza a Venezia. La nostra peculiarità è quella dei carri di cartapesta e quella delle macchine infiorate. Bisogna rilanciare questa peculiarità, bisogna recuperare l'aspetto storico, goliardico del carnevale. Penso al numero unico, che è forse una caratteristica propria del nostro carnevale, ma penso soprattutto alla storia del carnevale. Penso al museo della cartapesta. Da anni si parlava della fondazione, io mi ricordo era abbastanza piccolo e in televisione, negli interventi, si ribadiva che era fondamentale la fondazione. Altri già ce l'avevano, penso ad altre città del nord o del centro Italia. Noi ancora dobbiamo partire. Le altre città oggi hanno le società per azione addirittura, quindi hanno aperto un po' anche ai privati. Un'industria.
Il carnevale può diventare un'industria anche da cereale e può dare tanto lavoro. Certo, c'è un indotto, l'indotto non solo ecco, dei giorni della festa, cioè i laboratori di pasticceria o le altre attività commerciali che lavorano, vendono, ma a cereale città del carnevale. Mi diceva un amico mio che ha visitato altri carnevali che ad esempio a Paternò già dall'inizio dell'anno si sa il programma, si sa in quali giorni si svolge il carnevale e si sanno in anteprima gli appuntamenti che il carnevale offrirà. Ad Acireale purtroppo ricadiamo sempre all'improvvisazione, cioè l'ultimo mese esce il programma, nonostante poi venga annunciato l'anno precedente, ma almeno negli ultimi due anni, ma ecco, tutto sommato in generale diciamo qualche mese prima abbiamo il programma pronto. Mi dicevano ad esempio gli albergatori, dice noi facciamo fatica a promuovere ecco, questa nostra peculiarità, facciamo fatica perché non sappiamo ecco, quale pacchetto turistico fra virgolette vendere, cioè cosa il cereale offre nel giorno del carnevale. Interrompo Santo Primavera, ovviamente la discussione, l'argomento è di grande interesse, ma spezziamo il dialogo in studio. Restituiamo la linea alla Piazza Duomo, poi torneremo a parlare qui dai nostri studi, nel nostro salotto. Ausilia ed Emanuela. Sì, Chris, qua in Piazza Duomo ho trovato una persona che tu conosci molto bene, ma stasera si è voluta travestire e quindi non la riconosceresti fra mille. Ora la sveliamo insieme. Chi sono? Sono io! Le so tutte! Allora, c'era una bambina che voleva salutare, scherziamo noi qui dalla piazza. Allora, ciao, come ti chiami? Iole. Iole, come sei vestita? Facci vedere. Barbie schiaccianoce. Barbie schiaccianoce, c'è un'ambulanza qui che sta passando, incrociamo le dita per questo ospite del nostro carnevale, speriamo che non sia niente di grave. Allora, tu starai qui fino alla premiazione? Non lo so. Non lo so, intanto ti stai divertendo. Vuoi salutare qualcuno? Sì. Chi? Tre persone. Vai, guarda lì però e saluta. E allora, prima voglio salutare mia nonna. Che poi si chiama nonna? Tina. Tina, poi? Poi mia nonna Nerina, poi mia nonna Yolanda e poi mia cugina Federica e mia cugina Veronica e mia cugina Celeste. Ok, grazie, un saluto anche da parte nostra. Però aveva tre nonne. Ha detto nonna Tina, non è... Non ci corrisponde la cosa. Non ci danno nei conti? No. Che bel pagliaccio, andiamo a vedere questo bel pagliaccio. Buonasera. Ciao, da dove vieni? Eh? Da dove viene? Da Carapipi. Wow, da Carapipi. That's America. Yo. Oh. Come si trova qui? Mi trovo molto bene, ecco. Questo costume, clown, re, poi cosa c'è? Puffo? Cos'è? Il buffo? Il? Si ha preso l'agri, che qua. Hai visto? Mi becca sempre. Di cosa è fatto? Questa è una zucchina. Una cocuzza. I tanti modi come usare e consumare le nostre belle cocuzze. Un'altra cosa, attenzione. Bellissimo questo costume, davvero molto bello. L'ha fatto lei? A Cese, sono di qua. L'ha fatto lei? Ogni anno io sono qua, sempre. E lei si veste sempre in questo modo? No, ne fa di peggio. Due anni addietro era con la bicicletta. Domenica era qui. Era con la pompa, non so se mi avete visto. L'ombrellino, un po' di giangiano. Ma li costruisce lei questi costumi? Sì, mi passa un po' di tempo. Capito, cosa fa di mestiere? Ora faccio pensionato. Ah, ecco perché ha tanto tempo il signore. Ora c'è più tempo e faccio
Allora, pensionati di tutta Cireale, unitevi, fate questi bei costumi per carnevale, magari organizzate un bel gruppo, che ne pensa? Come? Fate, insomma, uniamo tutti i pensionati, facciamo un bel gruppo mascherato il prossimo anno. Con piacere, mi facete sapere qualcosa, vi do magari il numero di telefono, io abito qui vicino. Va bene, allora lanciamo questa iniziativa spontanea, tra l'altro se non vado errato c'è anche un'iniziativa, mentre il signore si diverte ancora a giocare con Ausilia, dicevamo c'è un'iniziativa di una foto, non so se dalla regia l'hanno già mandata in onda, se non l'hanno fatto possiamo anche vedere questa foto degli anni 50-60. A te Chris. Pregherei la regia, appunto, quest'assist perfetto che mi giunge dalla piazza, di mandare in onda la fotografia riguardante il nostro, ecco infatti, una fotografia molto antica, l'abbiamo lanciato ieri questo appello, se c'è qualcuno che riesce a riconoscersi in questa antichissima immagine può venire direttamente nei nostri studi telefonando oppure proprio venendo direttamente, ricordiamo una foto davvero molto molto antica che riguarda un carnevale chissà di quanti anni fa, una fotografia che ci è stata consegnata dall'associazione filatelica numismatica di Acireale, che abbiamo avuto ospite sabato scorso. Ancora qualche immagine che scorre con il nostro regista Leo Sorrentino, che ha curato la grafica di questa fotografia molto molto antica. Ecco, questo qui è proprio la foto originale, per così dire. Possiamo tornare in studio perché prima di proseguire con il dialogo, un appuntamento che il preside, il dirigente scolastico della Regina Elena, professora Alfio Mazzaglia, ha voluto lasciare prima di abbandonare i nostri studi. Sabato prossimo alle ore 18 nel teatro della Regina Elena di Acireale ci sarà una sorta di spettacolo organizzato dai docenti, da docenti universitari e delle scuole superiori, e il preside invita tutti gli appassionati o i semplici curiosi a recarsi all'Istituto Regina Elena di Acireale. Torniamo a parlare con i nostri ospiti, il posto dell'avvocato Garozzo è stato preso dall'avvocato, scusate, Cundari, è stato preso dal dottor Antonino Garozzo, presidente della prima commissione consigliare, con cui parleremo ancora di fondazione. Ma il microfono è saldamente nelle mani del professor Trimarchi, nostro graditissimo ospite. Abbiamo parlato spesso di tanti argomenti che riguardano la città di Acireale, abbiamo toccato vari aspetti, mai abbiamo parlato di carnevale. Lo facciamo oggi partendo dal giudizio su quella che è l'edizione di quest'anno. Io intanto vi ringrazio per il cortesissimo invito. Sono io che mi sento onorato e soprattutto mi sento sollecitato a tornare un po' a occuparmi più direttamente di problemi che riguardano la città. Vorrei partire un po' più da lontano però, il giudizio è senz'altro positivo, su questo mi pare che sia scontato questo, perché in effetti c'è uno sforzo notevolissimo che viene fatto dalla città, una città che è la città dei carristi, la città della gente che il carnevale lo sente nel sangue, che lo ha vissuto da bambino, che è nata in questo frastuono e che aspetta il carnevale per esprimersi, per realizzare attraverso il carnevale un suo modo di parlare con gli altri, di intendersi con gli altri, più che un modo per, come suol dirsi, sbarcare il lunario, per raggiungere la pecunia, raggiungere il premio, raggiungere, perché qua effettivamente tutti partecipano per partecipare. Certamente questo carnevale, a differenza non degli altri anni, ma a differenza di altre manifestazioni analoghe di altre città vicine, è il carnevale che ha insegnato il carnevale agli altri. Diciamo che questo carnevale, dal punto di vista della qualità delle maschere, è senz'altro buono, ma può diventare ancora migliore. E dal punto di vista tecnologico, devo dire, si avvale di tutto ciò che oggi la tecnologia offre. E credo che in altre città, non solo della Sicilia, ma anche in molte altre città d'Italia, questo aspetto non è presente. Noi abbiamo un carnevale che è luminoso, un carnevale che è esplosivo, un carnevale pieno di movimento, ricchissimo di colori e di movimento, è un carnevale che effettivamente attira. Ora, credo che, e qui comincia un discorso che va un po' in altra, come dire, in altra zona,
Credo che noi viviamo in questo momento, non ad Acireale, diciamo solo ad Acireale, viviamo un po' dappertutto un momento di grande trasformazione. Il lavoro non è più il lavoro tradizionale, molti mestieri, molte attività che fino a qualche tempo fa riuscivano a dare soddisfazione a tanti, oggi purtroppo per l'avvento, per l'irrompere sulla scena del mondo delle nuove tecnologie, dell'informatica e della robotica, sono languono, diciamo. Però si avvia, diciamo, si affaccia un mondo in cui c'è grande disponibilità di tempo, il tempo libero. La nostra città può offrire a coloro i quali intendono vivere, e non soltanto per il carnevale evidentemente, ma segnatamente per il carnevale, visto che è questo il momento, può offrire grandissime risorse che altre città non riescono con molta buona volontà ad offrire. Il nostro carnevale si svolge in uno scenario dal punto di vista architettonico, dal punto di vista paesaggistico, sicuramente impareggiabile, e non è merito nostro, è merito del Padre Eterno per il paesaggio e dei nostri antenati per quello che ci hanno lasciato e che ancora non si è riusciti a distruggere del tutto, ma ce l'abbiamo messo molto, ce ne abbiamo messo molto di impegno. Quindi io credo che questa città debba recuperare sul piano architettonico, perché il carnevale si sviluppi in una città che sia integra dal punto di vista appunto architettonico, dal punto di vista artistico e anche dal punto di vista paesaggistico. Grandissime cose dovrebbero essere fatte. Volevo ancora aggiungere, non so se io quando parlo non ho, diciamo, il cronometro e quindi non riesco a, eventualmente mi fa un segnale brusco magari per dirmi di concludere, poi magari il percorso storico-culturale è certamente interessante, purtroppo i tempi tecnici sono quelli che sono, quelli televisivi. Per concludere vorrei dire che Acireale potrà certamente offrire meglio, offrire di più, offrire, diciamo, tutto quello che è nel cuore dei propri diciamo cittadini, dei propri tifosi, perché per Acireale bisogna tifare, bisogna amarla questa città, e può offrire di più, e questo, quello che offre oggi, guardato con gli occhi di chi viene da fuori, magari è gioia, divertimento, grande confusione. Per chi da cittadino di Acireale guarda questi colori e queste maschere, scorge quasi una nota di tristezza, di mestizia per il momento che la città vive. Torneremo a parlarne, professore, subito dopo, lasciamo un attimo il microfono al dottor Antonino Agarozzo, che deve andare via, a quanto abbiamo capito. Avevo comunque una preoccupazione, che andassero via altri, perché vorrei togliere una maschera in questo bel carnevale, una maschera che quest'anno per la prima volta è stata qui insieme a noi, Coriandolino, perché Coriandolino ha legato il suo nome a quello che è stata la sigla del carnevale. E io in questo momento non parlo da consigliere comunale, ma parlo da presidente di un'associazione che su questo territorio ha fatto un'opera che è iniziata qualche anno fa in silenzio, ma ha portato avanti delle competenze, e queste competenze hanno oggi testato il polso a una città, facendola cantare e sognare. Gli uomini che hanno iniziato questo sogno sono qui presenti nell'antisala, sono un uomo e una donna. E invito a venire qui come presidente dell'associazione La Vela d'Oro, rigorosamente in diretta. Perché Chico, molti non lo sanno, ma Chico è un cantante della Vela d'Oro. Io sono orgoglioso come presidente di aver dato un piccolo contributo a questa città, a sognare, a guardare al suo futuro con entusiasmo, a sognare. Finalmente a sognare, poi ritornerò successivamente. Presentiamo allora questi prego, nostri ospiti. So che sono stato impulsivo, ma tu lo sai, spesso mi reggo a malapena, perché questa città veramente ha bisogno di persone come voi, di persone che sanno dare, anche pretendendo qualche vicino volta a me, qualche a me, critica, a me, così perché no? Il nostro, perché le critiche, se sono costruttive, Paradiso, sono critiche che fanno bene alla città. Nel modo migliore. Io so che tu non sei accese, sei di una città limitrofa, ma noi lavoriamo per il territorio. Questo è importantissimo. Grazie al dottore Garozzo, grazie a TRA che ci consente sempre di presenziare questo bellissimo programma per promozionare le tantissime altre iniziative che ci attendono per la prossima stagione. Bene, inquadriamo allora anche
i protagonisti, che il maestro Patti che è vicino a me, è un'esperienza positiva, tutto il Carnevale di Acireale in generale. La sua collaborazione per l'organizzazione perfetta di questa manifestazione è stata negli anni certamente importante. Nello specifico, questa iniziativa ha dato qualcosa in più al Carnevale? Sì, in effetti questa è una novità che possiamo vantare di essere stati i primi in assoluto a realizzare una sigla. Sicuramente altri in Sicilia ci copieranno, ma resteremo sempre i primi, come il primo sarà il più bel carnevale di Sicilia. Benissimo, noi restiamo la linea però in Piazza Duomo, dove Ausilia e Emanuela ce lo chiedono a gran voce. Chris, tu non puoi sapere chi c'è a Piazza Duomo, gli amici di Maria De Filippi. Fame! Urlo! Facciamo una cosa. Dai. Allora cantatemi qualcosa. Baby, you look at me. Vai! Possiamo fare anche balletti. Ma mi sai raccontare una barzelletta? Veloce, veloce. Assolutamente, non ho niente per la mente. Maria non ha mai niente per la mente. Ma tu chi rappresenti? Io? Perché non si vede? Completamente. Io. Ah, Maria De Filippi, da dove venite? Da Giarre. Da Giarre, da molto lontano qui. Molto lontano no, 5 chilometri. Lo so, scherzo. Dimmi una cosa, ti piace il carnevale di Acireale? Sì, parecchio. Ogni anno veniamo e frequentiamo spesso. Questo carnevale è troppo bello. Quindi un altro anno tornerete? Certo. Se dovresti fare parte della giuria, quale carro ti piace di più? Qual è quello che voteresti? Il nome, comunque quello. Quello lì in fondo. Lei lo sa il nome? In questo momento non lo so bene. Non ci credo. Ma è vero. Ah, ecco. E come cuori infiorati, quale ti è piaciuto di più? Infiorato quello di fronte alla chiesa. Vabbè, se tu dici ai nostri telespettatori quello di fronte alla chiesa, quello lì di fronte, ma cosa capisco? Quello di Nicotra. Ah, ecco, hai detto solo il nome del cantiere, ma non mi hai detto niente. Ciao ragazzi e buon divertimento. Ma vedo dei medici. Dei medici. Grazie per il buon divertimento. Vedo dei medici qui ad Acireale. Noi siamo qui venuti per fare del bene alla gente, assisterli se si fanno male. Noi operiamo anche se non c'è di bisogno, operiamo, facciamo tutte le operazioni. Tagliamo. Speriamo che non lasciate bisturi all'interno dello stomaco. No, lasciamo garze, la qualsiasi. Qualsiasi operazione, moltiplicazione, divisione, noi la sappiamo fare. Senza calcolatrice ovviamente. L'importante è partecipare comunque. Lei ha bisogno? No, io per fortuna no. Ringrazio il Signore, ma non ho bisogno, vero Emanuela? No, per il momento no. Io ho trovato, olè, un torero. Ciao, da dove vieni? Da Catania. Come ti chiami? Vuoi salutare qualcuno? Ci spostiamo nel frattempo in favore di luce. Vuoi salutare qualcuno? Tutti i catanesi, cioè che mi conosco. Ma gli ascesi no, che ti stanno ospitando, no? I catanesi sì. Sì. Ah, bravo! Sono anche bravi, quelli della Cereale sono a posto pure. Grazie! Senti, ti volevamo chiedere una barzellettina. Cioè, no, non ne so. Cioè, poco fa me ne raccontate tre. Raccontami una barzelletta. E cosa, quale? Non ce l'ho. Va bene, andiamo dal tuo amico qua. No, andiamo dall'amica. Scappano, fuggono! Allora dai, raccontami la barzelletta, me la raccomando prima. Ma se peggio quale, me lo sono dimenticato. Guarda. Ok, ve la racconto io e poi diamo la linea allo studio. Volete sapere una barzelletta all'incontrario? Cominciate a ridere, ciao! Ok, torniamo in diretta, poi dopo lasceremo la linea probabilmente alla pubblicità, perché vorremmo parlare ancora un ricambio di ospiti all'interno del nostro studio. Ci sono venuti a trovare Rodolfo Puglisi e l'ingegnere Nicolosi, che parleranno di un argomento ben preciso, gli scacchi, una disciplina molto molto particolare, certamente affascinante, ma che non tutti conoscono magari.